Dopo la bocciatura del Ministero dell'Ambiente da parte del Consiglio di Stato sul bando della bonifica del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, si torna a parlare della mega discarica dei veleni in Val Pescara. L'annullamento del Ministero dell'Ambiente dell'appalto aggiudicato nel 2019 alla DEC Deme per la bonifica di una parte a nord della mega discarica dei veleni della Montedison viene dunque respinto dalla magistratura e diventa oggetto di considerazioni politiche da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa. Ieri il Consiglio di Stato ha confermato in maniera netta, chiara e lapidaria ciò che era stato già detto dal TAR. E quindi che bisogna dare seguito alla bonifica dei siti inquinati di Bussi. L'Abruzzo, per colpa del Ministero e anche di esponenti politici del PD locale, dei 5 Stelle locale, che hanno avallato la condotta sciagurata che ha avuto il Ministero in questi anni nel non dar seguito a una gara d'appalto regolarmente eseguita che aveva già individuato un proprio vincitore, quindi inspiegabilmente l'atteggiamento omissivo, direi, del Ministero, che ha lasciato andare le cose, anzi opponendosi a una gara d'appalto che poteva già spiegare i propri effetti già da mesi se non da anni, e quindi oggi l'Abruzzo deve ricevere le scuse del Ministero e di tutti gli esponenti politici del PD, mi riferisco a Blasioli, dei 5 Stelle, mi riferisco a Marcozzi, che hanno avallato questa attività del Ministero e peraltro anche la relazione in relazione alla commissione di Bussi presieduta da Blasioli tendeva anche a dar ragione al Ministero. Spero che da ieri si sia fatta definitivamente chiarezza e che si inizino subito i lavori per rispettare la natura, l'ambiente e più che altro tutta la collettività di Bussi e dell'Abruzzo. Adesso si può dare seguito subito alla gara d'appalto, ripeto che è stata eseguita tempo fa, è stato già individuato il vincitore di questa gara d'appalto e quindi adesso senza indugio il Ministero dovrà dare seguito a questa gara d'appalto e finalmente, ripeto, con un ritardo inspiegabile che dovrà essere spiegato senza indugio agli abruzzesi, iniziare i lavori.